Social Cooking presenta un piatto veramente particolare dedicato alla primavera, gnocchetti verdi. Shadi Hasbun è colui che ci farà quelli bianchi però, perché quelli verdi li abbiamo già pronti. Infatti in realtà è, diciamo, che giocando con la pasta, con la farina, con le uova, che sono la base dei primi, diciamo, italiani in genere, certo. Andremo a fare questo particolare primo dedicato appunto agli gnocchetti. Perché giustamente ci sono la farina, quanti etti di farina, allora, Shadi? 200 grammi di farina, sì. Due uova, sì. Un pizzico di sale, sì. 200 ml di latte, sì. E un pochino di olio. Allora, detto questo, vedete che già la farina, le uova sono la base della nostra pasta, esatto. Che poi crea le pappardelle, le tagliatelle, quello che insomma desideriamo fare, no? Ma infatti, anche le paste ripiene. Mentre invece questa sono degli gnocchetti, ora io mi prendo lo strumento. Esatto, perché per farli appunto dovremo utilizzare... Lo porto qua, particolare strumento che guardate, porti via. Allora, questo strumento sembra una grattugia gigante, no? Vedete, una grattugia gigante con annesso, proprio si incastra questo quadrato che poi scorrendo fa sì che si formino, esatto, questi gnocchi, perché noi questa bella grattugia, guardate, ho già l'acqua qui che bolle, l'ho salata con il mio sale grosso, si incastra così, si appoggia sopra, ora io metto l'impasto. Esatto, alza, guarda, esatto. Susanna, alza intanto l'acqua che deve, sì, essere bollente. Stava bollendo, l'avevamo abbassata apposta, quindi la rialziamo. Allora, questo poi è uno dei piatti che a Social Cooking nelle varie lezioni si possono fare. Sì, sono perché semplicissimi. È semplicissimo, guarda, come vedi con pochissima attrezzatura noi lo stiamo facendo completamente in diretta. Guardate, noi abbiamo di solito, quando siamo in questi spaccati, 10, 11, massimo 12 minuti. Perché vogliamo far capire che cucinare a volte sembra che qualcuno faccia l'ufficio complicazione e cose semplici. Invece guarda, questa è una ricetta molto semplice, lo vedi? Sì. Già in pochi secondi noi gli abbiamo creato questa pastella morbida, fluida. Sì. Che poi se uno mette l'aggiunta di quanto etti di spinaci? Ma in realtà io vado un po' a occhio perché cerco di mettere gli spinaci sufficienti per rendere il colore. Ovviamente cosa vado a togliere? Vado a togliere un pochino di liquidi, quindi in questo caso un po' di latte. Queste sono tutte particolari che durante appunto le lezioni del Social Cooking, mettendo le mani in pasta, si riesce anche a capire quando un impasto è pronto. Esatto. Perché vedete già qui ci sono le foto, è bellissimo, così lo vedono. Ognuno, ogni discente, che ogni allievo, ogni partecipante, guarda, c'è anche il signore, tuo collega Gavellini, questo è stato un onore, vero? Comunque ognuno nella sua postazione, con i vari ingredienti, e da solo fa quello che... Qui stavano facendo il sugo, mi sembra, sì, il sugo finto, quindi ritorna a tradizioni, quindi a ricette, ecco, ma però piatti semplici che non sono altro che la base della nostra cucina. Esatto. Perché chi non sa, guarda, anche lì l'assessore, la dice, guarda come in poco tempo hanno imparato a saltare anche. Saltano la pasta. E qui è il momento finale, quando si va ad assaggiare tutti i piatti. Perché quello che avete fatto lo mangiate, esatto. Quindi o buono o cattivo, perlomeno con qualche difetto, perché si riesce ad assaggiare anche i piatti degli altri, esatto. E si riesce a percepire anche come una pasta fatta da una persona, un impasto, possa essere diverso dall'altro, perché dipende molto anche dal calore delle mani. Che esatto. E però è bello, perché poi nel finale... Questa è un'altra... Vedi? Questo è un altro gruppo. È il bello che ci sono di tutte le età... Di, sì, di tutti i lavori, cioè compagni, marito e moglie. Poi che chissà, qualcuno si fa la fidanzata. La cosa bella, guarda, anche ora guardando le foto, guarda, mi vengono i brividi. È proprio, guarda, una cosa bella, perché alla fine la gente si diverte a fare quello che sta facendo. Sì, eh? Guarda, ora a distanza di tempo mi vengono più brividi. Ma la cosa più qui fanno la spesa, perché gli ingredienti. La cosa bella è anche questa, che noi impariamo un sacco anche da loro. Perché a volte chi fa, come tu giustamente, uno chef in cucina, impari anche a semplificare le tue... E io imparo. Le mie idee. È vero, eh? Guardate, bolle l'acqua. Io bellissimo, l'ho fatto. È venuto un impasto, vedi, come vedi, liscio, omogeneo, però, fatto in pochi secondi, e leggermente colloso. Sembra l'impasto di un dolce. Guarda, ti dirò una cosa. Se vi viene un po' più chiaro a casa, guardate, sì, se vi viene un po' più chiaro, non è un problema, perché io ho usato delle uova speciali che sono venute di questo colore. Perché ci sono le uova bianche e le uova gialle. Guarda, signore, aiutandoti con questo ramaiolo, allora, vai a inserirlo nella nostra macchinetta e poi inizia a farlo
andare su e giù. Nel frattempo... Ve lo confesso, è la prima volta che li faccio, eh. Infatti io lo provo subito su di te, così se funziona lo facciamo... Basta così, facciamoli un po' in su e in giù. L'unica cosa che mi ha raccomandato Shadi che deve essere un movimento molto lento. In modo da farli venire dalla dimensione. Ora, questo impasto avrebbe bisogno di riposare ancora un po'. Come tutti gli impasti qua. Perché vedrai che ti sono venuti un po' piccolini. Sì, allora, sono mentre venuti te stai facendo, mentre te stai facendo gli gnocchetti che verranno su molto velocemente, io farò andare un pochino di olio nella padella. Perché dobbiamo fare il sugo, no? Esatto. Di accompagnamento. Ecco qua. Ci vado a mettere un po' di scalogno. Ovviamente prima ho scaldato già la padella, Quindi sì. Il nostro olio e il ecco, nostro... Ecco, diciamo, uno dei trucchi che è piaciuto di più è che tutti quando mettono l'olio nella padella ce lo mettono direttamente quando mettono la padella sul fuoco. Invece in quel Mentre invece uno dei trucchi per far venire meglio qualsiasi cosa che facciamo è di mettere la padella, scaldarla, dopodiché mettere l'olio e in questo caso apporre o l'aglio o il soffritto. In questo caso ci abbiamo messo un po' di scalogno. Scalogno, perdonami, non l'avevo sentito. E va bene? Guarda, contemporaneamente vado a tagliare il mio speck. Allora, sì, scusate, tolgo la bocca. Io ho quasi fatto, Guarda, è velocissima sta cosa. E anche il sugo, lo vedi? Già. Sì, perché durante, insomma, il social con le lezioni, cioè, non dobbiamo fare cose difficilissime. Guarda, perché poi, le basi. E poi guarda, cosa andiamo a utilizzare? Andiamo a utilizzare un prodotto stagionale, perché è quello che noi puntiamo piselli. Molto anche. E devi iniziare a utilizzare sì. I prodotti stagionali nelle stagioni giuste. Anche quindi. Perché è molto importante andare a fare shopping quando si rientra la sera dal lavoro, dentro al nostro frigorifero, senza necessariamente tutte quelle volte che vogliamo fare un qualcosa, comprare. Dobbiamo imparare anche, visto anche il periodo, esatto. Che insomma, voglio dire, le cose sono molto care, saper diciamo, creare un qualcosa nel nostro... quotidiano, nella nostra cena, pranzo, con quello che abbiamo in casa. Allora, guarda, vengo da te per guarda. Per rubarti questi gnocchetti, nah. Guarda bellini che sono. Guarda, bravissima. Non so se si riesce a vederli, eccole qua. Guarda. Sono venuti degli gnocchetti molto carini. L'ho fatto io. L'hai fatti te. Io ho solamente girato inizialmente, l'hai fatta anche troppi, guarda. Io ho usato... Tutto l'impasto che hai avuto. Nah. Poi ritorniamo qua, guarda, e si saltano. Questo vedete anche imparare a saltare in una padella fa la differenza per una pasta, certo. Perché con questo saltare che cosa succede? Praticamente amalgamo tutti gli amidi presenti, sì. E infatti guarda mi aiuterò ancora un po' perché con l'acqua di cottura della pasta, aspetta che prendo la bowl, la tolgo e la metto qua. Con l'acqua di cottura della pasta sì. Riesco a creare proprio la cremina necessaria. Vedi, con questo movimento. Perché a volte si dice, perché non mi viene la cremina come quella che al ristorante trovo? Perché non si ha l'accortezza durante, quando si fanno sposare con il sugo, di mettere l'acqua di cottura, perché lì ci sono, insomma, gli amidi, no? Esatto. E quindi gli amidi fanno la differenza, perché creano, voglio assaggiarli, Prova, guarda, te li lascio anche un po' qui. Guarda che bel colore anche. Ti dà proprio questa sensazione dei gialli, dei rossi, ti dà proprio la sensazione di primavera. Ora, mi dovete dire se questo non è un piatto che più che dietetico anche. Piatto sì. Unico, volendo. Ora guarda, andremo ancora sul più dietetico volendo, perché ti faccio vedere, senza l'utilizzo dello speck, senza l'utilizzo di altri grassi, cosa posso fare io? Guardami, Allora questo lo completiamo così richiamiamo tutto. Perché insomma anche la presentazione di un piatto impararla è importante, perché la prima cosa che mangia è la vista, Poi guarda, approfitto anche per far vedere quest'altro, guarda, E questo qui sarebbe l'impasto verde che ha riposato, quindi è leggermente più colloso. Sì. Quindi deve essere... con quello bianco abbiamo fatto quello. Però vi volevo far vedere anche Comunque sono venuti lo stesso, se una fretta ce li butta lo stesso. Guarda, considera che questi qui io l'ho preparati ieri sera e l'ho messo in frigorifero. Quindi non è detto che avendo poco tempo non si possa creare comunque una bella ricetta, perché si preparano il giorno prima, si mettono in frigorifero. Con un pochino di olio, così non si appiccicano, non si attaccano. Ma in realtà non necessitano nemmeno di troppo olio, perché nell'impasto c'è già un po' di olio, Allora, non si appiccicano. Si può fare anche due giorni prima, due giorni durano un frigorifero. Guarda, e non hanno bisogno di essere rimessi in acqua, quindi te direttamente puoi andare dal vassoino, le butti direttamente lì, vai. Voilà. Ecco qua. L'impasto sono capace anch'io a farlo, E rubo in questo caso un pochino di acqua. Sì. Mi è venuto via anche un po' di... No, perché ti ho rubato il maiolo. Non importa. Vedi, lo saltiamo.
Vai. Anche qui lo cerchiamo di fare la crema scaldandolo. E guarda che bello anche in questo caso i colori. Perché io devo dire che la nostra italianità. Vai. Vado? Sì, sì. La esprimiamo tutto quando riusciamo a mettere in tavola un piatto bianco, rosso e verde. Infatti. Oh. Quindi con cosa lo completeremo, vedi? Quindi ho un gnocchetto tiepido, quello lì era bello bollente. In questo caso noi facciamo qui uno bello tiepido, però guarda com'è che bei colori. Sì. Quando lo andiamo a impiattare. Sopra, proprio al momento, proprio hai visto i pomodorini, lo scaldate un secondo. Sì. Vai. Ci vado a mettere una spolverata? Vado o io. Di pecorino o di parmigiano. Guarda là. Guardate. E questo, guarda, in quanto si è fatto, in 10 minuti, uno potrebbe preparare da mangiare. Ecco qua. Ma con delle cose sfiziose, che lo sfizioso non vuol dire per forza complicato e spese eccessive. E poi considera, esatto, perché questa è una cosa molto semplice. Di solito è una ricetta tipica questa tirolese. Tirolese, sì. Diciamolo. Che però insomma. E utilizzano il burro? Io cosa vado a fare per completare il piatto? Al posto di aver utilizzato grassi, che diciamo in Toscana noi le usiamo pochissimo, vado a metterci del buon olio extravergine d'oliva. Noi usiamo l'olio che è un grasso vegetale, mentre invece il burro è un grasso animale. Esatto. Però giustamente ogni luogo, ogni regione ha le sue tradizioni. Però visto che parliamo di primavera, a parte la tradizione stessa, sicuramente un buon olio extravergine d'oliva saltato e messo al momento ti dà la differenza per il Avete piatto. Inquadrati? Ora si assaggiano. Vai. Perché, ribadisco, per quanto riguarda il social cooking, ora ci sa chi ci sa? Prego. No, io mangio con questo, Vai. come nel Medioevo, con il cucchiaio di legno. Quello che giustamente nelle lezioni si fa è quello che poi nel finale viene mangiato. Ed è una soddisfazione poter consumare tutti insieme, perché poi la convivialità è quello che il divertimento, la cucina deve essere convivialità, divertimento, imparando. E fare dei piatti e belli. E fare così. Dei piatti belli, buoni e sani. Perché sappiamo noi cosa ci abbiamo messo dentro. Bravo. Io assaggio.